Sanremo, casualmente, in un bar che ero con la moglie del fratello. Ecco, tra l'altro le cose della... Ero a Sanremo a fare le interviste per una televisione non genovese, perché non pagano mai, così lo dico, per altre emittenti toscane, e chi ti becco sto signore, con cui siamo amici da tanti anni, in un bar, che parlava con la moglie del fratello di Max Gazzè, e io mi sono intrufolato. E hai scoperto tutto. E ho scoperto tutto, però l'ho detto solo se sono stato autorizzato da lui, se no non l'avrei detto. E ti ha parlato dei contratti lei, neppure io. E mi ha parlato dei contratti lei, non mi ha parlato di cifre. Però, no, insomma, no. Cifre non se ne parla. Però siamo contenti. Cosa ci racconti? Cosa buono in pentola? Qualcosa breve, su. Beh, intanto scusa, è anche un cantante, tra l'altro. Sì, ma sono anche un iscritto della palestra. Che non vieni mai, non vieni mai, però iscritto sei. E si vede, infatti. No. Non sei informisti, ma sono sempre chiusi i studi, però sono assolutamente... Ma tu ce l'hai qua. No? Sì, è tutto lì, certo. Sto allenando poco anche quello, ma... Non lo so. Ma guarda, come progetti, alla fine del mese esce il nuovo singolo che ho scritto per Luca Napolitano, Terzo ad Amici, 5 dischi d'oro, 2 Win Music Award... Sto lavorando un po' di cose con Francesco e Max, sto lavorando un po' di cose con Daniele Coro e Federica Camba, gli autori di 14 dei 18 singoli di Alessandra Amoroso, ad esempio. Ho un contratto anche con loro, con un'altra etichetta, e stiamo facendo un sacco di cose insieme. Non so chi le canterà, perché attualmente potrebbe essere qualunque di quelli che sentono in radio. Non saprei, in questo momento sto scrivendo per Emma, per Alessandra, per Marco Mengoni, sempre con Daniele Core, Federica Camba, Francesco Gazzè, quindi... È miliardario, sei! Sì! È miliardario! Tra l'altro adesso so che stai anche curando la figlia di Roberto, nel senso che... Assolutamente sì, ma sai, stiamo per aprire una grossa scuola di preparazione per talent, sai che tra amici X Factor ne ho... Io che sono un giovane posso presentare, posso venire a... No, sei sotto per le sono troppo, cioè, troppo giovane. Non li hai ancora compiuti, oramai ciò. Però adesso io volevo dire una cosa che esula, si può dire esula dal contesto, però abbiamo un nostro amico comune a cui noi vogliamo tanto tanto bene, che si chiama Roberto Tirante. Meraviglioso. Anche persona meravigliosa, oltre che cantante. Meraviglioso in tutto. E volevo spezzare una lancia, perché in Russia a fine mese, non so come dire, dividere al palco con un mito vivente, ma non un mito da ridere. Alice Cooper, cioè un genovese, amico nostro, che magari se lo chiami viene qui a saltare e ballare. Ci siamo sentiti settimana scorsa perché canterà un brano che ho scritto poco tempo fa. Cioè, bisogna che questa gente qua, che questa Genova qua, si renda conto che ha della gente con il... Non è che deve sempre vivere di cose passate. Abbiamo un ragazzo che si chiama Roberto Tiranti, che ha 42-43 anni, e canta e divide il palco con un mito vivente, cioè David Bowie, Mick Jagger, cioè gente del genere. Quella è la storia della musica mondiale. Con Alice Cooper, cioè non lo so, io vabbè, ora me la tiro perché la settimana scorsa ho intervistato Claudia Gerini, però lui divide il palco con Alice Cooper, cioè non è da tutti, perciò rendiamocene un po' conto, questo non c'entra niente, ma era una cosa che avevo qua, dovevo dirla. Grande Roby, porta un po' di genovesità in giro e... A breve spero di rivederti, facciamo una bella serata a casa tua, si mangia e si fa un po' di certi. Anche con me, che abbiamo altri brani. Certo. Farli cantare. Assolutamente sì. Ci siamo sentiti settimana scorsa. Volevo anche fare una puntualizzazione. Ho visto l'intervista che hai fatta Claudia Girini, è l'unica volta che comunque balbetti quando parli, quindi... Sì! Penso... No, in effetti no, devo dire la verità. Aveva la gonna corta. Sì, c'era anche mia moglie lì, perciò stavo un po' attenta a guardare qua. Molto carina, molto simpatica, assolutamente non se l'è tirata. Molto molto simpatica, e dobbiamo dire grazie anche al nostro amico Enrico Montolivo della Giulio Bagnara, che cerca sempre in tutti i modi di darsi da fare, sia per, giustamente, per il suo atelier, ma anche per la città. Però ora siamo alla Golden Blue e si parla di Golden Blue. Quando è che cominci a frequentare come si deve? Ma guarda, come sai, mi sono iscritto circa un mese e mezzo fa. Sì, anche di più. Anche di più, e non sono ancora, sì, passo a salutare, non sono ancora riuscito ad allenarmi, però i risultati già si vedono. Certo, solo stare vicino a Roby,
solo stare vicino a lui già un po' mi mette in forma, cioè il fatto di stare, allora, cioè, siccome ha degli istruttori che sono strafighi, Davide, poi Francesco che non vedo, anche a parte che sono strafighe anche le ragazze, però giustamente, sai, noi magari tendiamo ad assomigliare più a loro. Comunque piano piano tra qualche mese sarai enorme. Sì, sì, senza ancora aver fatto nulla, ma in realtà mi ha portato anche fortuna ulteriormente la Golden Blue, perché quando mi sono iscritto dal giorno dopo sono arrivate altre situazioni, per quello che non sono poi più riuscito a... Ma allora sei... Ma dove vuoi arrivare? Scusa, non ho capito. Ma vedi, il concetto qui è diverso, per questo che poi apriremo una scuola. Vorrei arrivare a formare altre persone per giungere dove sono giunto io e spero anche sopra. Quindi non è più il concetto di io sto bene dove sono già. Allora fare altri. Vuoi fare il pensionato come me, vuoi far lavorare gli altri che ti mantengono. Facendo funzionare gli altri, esatto. Io fortunatamente ci sono riuscito, però insomma, giustamente io ho ancora certa età. Beh, io ci sto ma vaffanculo. ci sto provando. C'è quella signora lì che stamattina ha detto non so cosa mettermi, mi vesto così non mi nota nessuno. Si chiama mica, è mica tipo Mero, cioè, comunque stai molto bene, devo dire la verità, molto molto bene. Sei, no, è veramente... Canta mica signora? Canta? No, fotografa. Quando ne ha voglia, veramente. Ma guarda, io se Roberto non ti spara, per me puoi anche cantare. Chiedo lumi a Roberto, dobbiamo andare avanti ancora un po' o se fermiamo? Ah, andiamo avanti. Allora, che cosa ti posso raccontare? Ieri sera mi hai detto che 9 settimane e mezzo potremo anche provare. Sicuramente. Sparirò per 2 minuti e ritornerò con la maglietta. Qui abbiamo uno quattro pieno di tatuaggi. Lui, possiamo fare un fotomontaggio, li mettiamo a me sul fisico e via. Esce la mia voce ma con la sua immagine. Allora va benissimo. Ecco la signora! Questa signora qui, guardate un po' questa signora qua, tutte le volte, davvero non è uno scherzo, tutte le volte che mi incontra per strada mi dice quando è che fate un po' di casino, che mi fate compagnia? È la verità. Oggi e sabato prossimo siamo qua, è contenta? Tanto, allora, questa signora qua non è una frottola, per non dire palla. Quando mi incontro per strada per sé, se me lo chiede sempre, che se fosse per lei faremo festa tutti i giorni, magari poi Roberto si rovina, almeno siamo a Genova, 2 volte ci sta. La ringraziamo, bella signora. Allora ascolti la musica che a breve, spero, ci sarà. Arrivano? No, sì, ma ci dovrebbe essere i caraibici, però chiaramente tu mi insegni che in diretta, quando le cose si fanno in diretta, c'è sempre qualche inghippo, nel senso che si parte a una certa ora, ma non si sa poi. Noi possiamo star qui a raccontare cose fino a stasera, Sì. Anche perché tu, parlare con te è sempre molto molto divertente, e posso dire una cosa, abbiamo qui il nostro amico, il nostro insegnante di latinoamericano, che me lo ricordo dall'altra volta, e vedo che è sempre vestito grandissima, bello, grande fisico. Facci un po'. Raccontaci un po' qualche cattiveria dell'ultimo Sanremo, dai, senza fare cognomi, sì. Siamo curiosi. Ma sai, Sanremo è Sanremo è sempre un carrozzone, sempre il solito carrozzone, poi quando io partecipo è un carrozzone più divertente, quando non partecipo sto un pochino meno attento alle sfumature. Ma là, sai, ne succedono sempre di tutti i colori, è tutto strutturato sull'immagine, sulla notizia, sul gossip. Quindi come dire, l'anno prossimo ti porterò direttamente dentro con me e così almeno ti vivi tutto dall'interno. Ma in realtà sì, è sempre un circo reale, è un circo sul serio, ma dall'interno. Sembra che la cosa bella di Sanremo sia telecamera puntata e vedi il contorno e tutto è strutturato per il contorno. In realtà è come per gli iceberg, è quello che sta sotto. La sostanza, quello che non si vede. Esattamente sì. E viverla dall'interno, beh, io sono un po' di anni che me la vivo dall'interno, perché ero anche l'anno scorso con Irama, un altro ragazzo nostro a Sanremo. Quindi insomma, proprio come gossip, appena stacchi il microfono qualcuno da raccontartelo lo avrà. Però la gente vorrebbe sapere. Però allora io ti faccio una domanda un po' così,
a parte i tuoi giustamente che vanno alla grandissima, come mai che la maggior parte di quelli che tu vedi poi sul palco poi non di più? Perché ormai Sanremo si è avvicinata ad essere strutturata come un talent, quindi tendenzialmente è tutto possibilmente fruibile, ma dipende da come va la prima serata di Sanremo. E cioè, quest'anno Gabbani ha tolto luce a chiunque altro, quindi le stesse major che avrebbero investito anche sui giovani hanno evitato perché non c'erano proprio più spazi, tutti pensavano soltanto a Gabbani, poi non sta a me a dire se giustamente o ingiustamente. Quindi ha tolto spazio a tutti, perché anche noi tra i giovani, se pensi che ha vinto Lele, uscito da Amici, già con il disco che stava andando benissimo, ha vinto da Amici e il disco ha smesso di vendere.